Carissimo barone! Ui, sono le 10:30 e devo sempre aspettare i comodi vostri io. Ma che avete fatto? Dove siete stati? Non trovavamo più Roberto stamattina. Ha una donna in ogni paese quello lì. Guardate che bello! Ci sono solo 10 chilometri. A quest'ora potevate essere lì. Perché dovremmo fare sempre i buffoni noi altri? Sembra un paesaggio di Corò, eh? Tieni, impiccati. Toh, questa è la cartina. Quel segno lì è l'albero. A 8 passi dall'albero c'è il tesoro. Capito. Ma che fai? Vieni con le scarpe gialle. Eh? Ma chi le vede? Sotto la sottana. Mi dai quella croce, sì. Te? E questi numeri? A 1,5 metri sotto. Hai capito? La terra sopra è stata sistemata come prima e non si riconosce niente. Voi dovete solo scavare. Io credo che prima di sera possiamo chiudere tranquillamente. Ah, di a quel deficiente che non facesse tanto lo spiritoso con le donne, che quelle non sono mica stupide. Ah, un'altra cosa, mi scordavo. State attenti che ci sono due cani balordi. È l'anello. Ma ce l'ho. Oh, ma che c'hai stamattina? Eh? Sei nervoso? Fammi un po' vedere. Qui sta tutto a posto. Senti, papà, che c'ha stamattina, Augusto? Barcolla il vecchiaccio è agonizzante. Augusto, che bel posto, eh? Buon signore! In vettura si parte! Ah!
signora! Buongiorno! Scusi, sa, le dispiacerebbe richiamare i cani, per favore? No, qua! Sta qui, Stella Fiorina? Stella Fiorina, è qui? Oh! Che volete? So io. Buonsignore, è lei. Buongiorno. Pax et bonum. Tanto piacere, signora Stella Fiorina. Lei è la proprietaria del podere, credo, no? Noi dobbiamo parlarle di una cosa estremamente riservata. Sua Eminenza ha mandato appositamente da Roma il suo referendario, Monsignor De Filippis. Monsignore. Dovremmo parlare con lei privatamente. È possibile? S'accomodi, monsignore. Scusi, trovo tutto sporco qui. Vai fuori, tu. Scusi, monsignore. Fuori, fuori. Carino. Prego. Don Pietro, vuol chiudere la porta? In punto di morte, un povero peccatore ha voluto confidarci un terribile, terribile segreto. Si tratta di un assassinio. Durante questa guerra, quando il fronte passava di qua, il defunto, fuggendo con un complice, dopo aver rubato in chissà quale paese, ha ucciso il compagno e ha nascosto il cadavere in un luogo che, secondo le sue indicazioni, sarebbe nella vostra proprietà. Scusi, c'è qui nel suo podere un albero in mezzo ad un campo completamente isolato? Sì, dietro la vigna. È proprio quello. Ebbene, io ho il dovere di raccogliere quelle povere ossa e di seppellirle di nuovo in terra consacrata. È un'opera santa che dovete aiutarmi a compiere per la pace dell'anima e dell'assassino. È lontano di qui. No, è dopo la vigna. Ma che volete fare? Ditemi. È un posto tranquillo questo. Ma voglio dire, non c'è il pericolo di essere visti. Perché io preferirei non aspettare la notte. Tanto più che non ci vorrà molto tempo. E in fondo non ci sarebbe neanche bisogno del vostro aiuto. Il tesoro. Il tesoro. Oh, sì, sì, mi dimenticavo. Sembra che accanto alle ossa ci siano dei gioielli che i due avevano rubato. Forse l'assassino intendeva tornare in seguito a riprenderli. Si tratta di un vero piccolo tesoro e il padre ha qui la lista completa. Ma questo per noi non ha nessuna importanza, perché il defunto ha espressamente dichiarato che se si troverà dovrà restare al proprietario del fondo. Che sareste voi? Salvo, come ha lasciato detto, quanto corra per qualche messa in suffragio alla sua anima. Voi mi promettete il segreto, non è vero? Anche nel vostro interesse. Perché il governo potrebbe avanzare senza diritto delle pretese. Un tesoro? Sì, ma quello che più importa per noi è seppellire quei poveri resti. L'albero è questo. 8 passi da questo punto verso la vigna. Se permette, monsignore, vorrei provare a contarli. Scusi, monsignore, scusi un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. Monsignore, dovrebbe essere qui. Esattamente in questo punto qui. Bene. Allora,
Vogliamo provare? Siete d'accordo voi? Sì. Procedete, prego. Dovere mio, monsignore. Attenzione! Please. Venga, venga, venga più in qua, signora, lei. Io non ne posso più. Monsignore, qui non si trova mica niente, sa. Io mi riposo un po'. Dia qua. Sta attenta, Stella. Monsignore, venga! Augusto, ci siamo. Monsignore, guardi. Accidenti, ma aveva ragione. Povera anima. Ma guarda un po'. Requiem eterna. Piano, 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 Roberto, lo dia a me. Eccolo, dia a me, così, grazie. Grazie, povero. Ecco. Cosa siamo. Signore benedetto. Ma guarda quante ossa, oh. E questo che osso è? Ma qui c'è qualcosa. C'è qualcosa. Requiem eterna dona eis domine. Ma signore! Ma signore, guardate, c'è! Ehi, monsignore, c'è! Una collana d'oro con brillanti e rubini. Oh. Un lingotto del peso di 2 chili, ecco. Poi una spilla d'oro Ma è tutta roba buona. La vorrei avere io, to. No, volevo dire, monsignore, se non fosse roba buona, dopo tanto tempo che è sottoterra, sarebbe tutta nera, no? Io non me ne intendo, ma secondo me saranno 5 o 6 milioni, Ti ho detto? Scusi, potrei avere un bicchiere d'acqua? 6 milioni? Sì, un 6 milioni. Beh, più o meno su quella cifra, ecco. Ma anche di più, con la quotazione che ha l'oro adesso. È salito, sa, padre. Già, anche di più. E senz'altro di più. E saranno un 7 milioni. Ce lo dobbiamo spartire con voi. No, per carità. Assolutamente no, è vostro. È tutto vostro. Padre. A chi di competenza? Nell'atroce rimorso del male da me commesso e con il terrore di dover pagare i miei peccati fra le fiamme dell'inferno per l'eternità, dispongo che tutte le ricchezze da me malamente accumulate e sepolte accanto al cadavere della mia vittima, essendo morti i loro legittimi padroni, vadano a beneficio dei proprietari del terreno in cui si trovano a una sola condizione. Sto leggendo il testamento olografo. A una sola condizione, che i detti proprietari facciano dire 500 messe per la salvezza della mia anima. Le dovremmo pagare noi le messe. Le facciamo dire noi dal nostro parroco al paese. No. Le faccio dire io in San Pietro, è molto meglio. 500 messe a 1000 lire l'una, non è mica molto. Sono 500 carte da 1000. Nel caso che i proprietari del fondo rifiutassero quest'oro maledetto, supplico Sua Eminenza di distribuirlo in elemosine. Tutti insieme lo dobbiamo pagare. Beh, si capisce, c'è scritto così. Ricordatevi, si tratta di un segreto gravissimo. C'è di mezzo un assassino, potreste essere incolpate anche voi. Tutti insieme non li teniamo. Ci vendiamo i bovi. Cattenzi. Ce la facciamo.
Monsignore, ci potremmo prendere il lingotto, ma certo che vale molto di più. Questo è almeno 1,5 milioni. No. No, assolutamente no. Bisogna trovare un altro modo. Intanto, guardi, Don Pietro, prenda tutto e portiamolo da Sua Eminenza a Roma. E stia tranquillo che lui la troverà una soluzione. Sì, certo. Allora vogliamo andare? Senz'altro, monsignore, senz'altro. Monsignore, scusi. Può aspettare un momento? Dico una cosa a mia sorella. Senti, bisogna fare una cosa. Andrea. Ma Roberto, piantala, per favore. Ehi, ma sono già le 5. È meglio andare via qua. Oh, eccolo lì. Ciao, carino. Oh, ma sembri proprio un diavoletto, lo sai. Senti un po', ma le padrone, dove sono andate a finire le padrone? Sono andate in paese col biroccio. Ma in paese? Cosa sono andate a fare in paese? Falso, monsignore, cinquantenne, finisce in galera. Chi ha più paura di tutti è lui. Ehi, eccole. Oh, ma c'è anche un uomo. Abbiamo trovato altro. Va bene. E grazie, grazie. Che Dio grazie. Gliele renda merito. Grazie. Un viaggio. Pax et bonum. Arrivederci. Grazie. Grazie a voi. Ecco, vai, ferma qui, io scendo qui. Grazie, ciao. Ciao, Picassi. Ciao, arrivederci. Ciao. Salve, a domani, Ciao, Augusto. Ciao, Picassi. Scendete subito, andiamo al ristorante, poi si va al cinema, Ma stavamo mangiando. No, andiamo fuori, fai presto. Va bene. Papà, papà. Ciao, papà, ciao, papà. Oh, tesoro mio. Vieni, vieni qui da papà. Eccola qui la mia ranocchietta. Amore mio. Perché non tesoro, stringi forte il tuo papà così. Dunque, senti, ieri una signora Viterbo mi ha detto: lei non conosce mica a Roma una bambina che si chiama Silvana? Io. Ecco. Una per te. Sì, amore mio. Tesoro. Ma quanti bacetti al suo papà. Senti, adesso vai a chiamare la mamma. Digli di venire subito. Ecco. Ma adesso vestiti in fretta che andiamo a mangiare fuori, eh? E cosa c'era dentro la borsettina? Le caramelle. Le caramelle. Questo finisci di mettertelo da solo. Andiamo? Carlo, eccoci! Oh. Carlo! Finalmente!
come stai? Ma non dovevi tornare ieri sera? Sì, avrei dovuto... E come mai? Beh, dopo ti dirò... Ah, guarda un po'. E per me? Beh, sì. E quanto costa? Dimmi se ti piace. Oh, sì, moltissimo. Voglio vedere, mamma. Vieni a vedere, Silvana. Ah, aspetta, te la e metto qui. E dove andiamo a mangiare? Beh, dove vuoi tu. Dopo per la strada decideremo. È magnifica. Ma guarda che bel regalo. Su, sì, andiamo. Però potevi farmi un telegramma. Lo sai che pensato. Sto in pensiero. No, ma e poi se ho bisogno di te non so dove rintracciarti. Sì, ma non è colpa mia. E cosa vuoi fare? È proprio il mestiere del piazzista che è così. Ma abbiamo venduto tutto, lo sai? Perché lì vicino c'era un mercato e Augusto ha detto... Perché non proviamo anche lì? E così abbiamo provato e siamo riusciti a vendere tutte le stoffe. Ma proprio tutte, sai? Anzi, guarda, ci hanno pagato pure in contanti. Sono tutti nostri? Si capisce. E di chi? E quanti sono? Sono 100.000. Bisognerebbe fare così, darne almeno 20 alla trattoria. Anche 10 basterebbero. E poi... Ah, senti, ma ha cercato a casa nessuno quest'oggi? No, no. Ma come hai fatto? Le abbiamo vendute, no? Dunque, 10 alla trattoria, altre 10 le diamo a tua madre, così finisce di scocciarci. No, no, ne diamo 20 alla trattoria e paghiamo anche il fornaio e tutti gli altri. Almeno tiro un po' il fiato e posso uscire senza che tutti mi guardino con quella faccia. va bene, come vuoi. Anzi, tienle tu addirittura, è meglio, eh. Oh, vedrai che li farò durare per un mese. Così almeno tu potrai dipingere in pace. Ah, di chi è questa bella faccetta? Ehi, guarda che devi dipingere. Si capisce che devo. Ah, Iris, ho trovato certi posti. Dobbiamo andarci insieme un giorno, sai? Dei paesaggi sulle colline che nemmeno gli olandesi si sognano davvero invisibili. Mazza, che disgraziato. Che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua pancia. Salute ragazzi. È arrivata la grana. Grazie. Fuma. Luigi, vieni un po' qui. Qual è lo champagne migliore che hai? Diamo Cordon Rouge, Perri Jouet. Ah, per me, Perri Jouet. E porta da bere a quegli assetati. Bene. Grazie. Alla salute. Robè, ci avete fatto piangere. Addio, Ricca. Hanno ordinato lo champagne. Va tutto bene, signor Rocca? Prego. Lavora qui? Prego. Dicevo, balla? Interpreto l'Arlecchinata. Ma cosa sei, tedesca? No, sono inglese. Ma canti anche? No, canto solo per me stessa. Che bella ragazza sei. Francis?
Mi puoi dare il mio numero? Sì, sì, vai. Tomorrow morning, I look. What do you mean, a car? Automobile. 2 millions. 2 millions? Oh. Oh, yes, niente. Oh, that's a lot. Is it your car? Oh, sì, two me, million. Me. Oh, that's amazing. Wonderful. Must be a very fine car. Oh, it'll have to be. Imagine a car. Guarda che mi sta certamente lascia. Senti, Augusto, questo è per te. Luigi, ah, tu guarda con che razza di incoscienti mi tocca lavorare. Gente che è solo capace di farsi mantenere dalle donne. Mi fa ridere. Beh, la gioventù al giorno d'oggi è così. Ma io non sono mai stato così. Io ho sempre lavorato in grande stile, ho girato il mondo e ho fregato sempre tutti, perché il mondo è pieno di fessi. Io sono capace di vendere il ghiaccio agli esquimesi anche. E mi tocca lavorare con questi dilettanti. Ma io mi rimetto da solo. Vogliamo andare? No, e dammi il violino che si rompe. Dai, non fare così. Costa 40.000 lire sto violino, dai. No, se non mi fai le variazioni non te lo do. Vieni qua, te la faccio, dammelo. Te le fai sentire? Te la faccio sentire. Dai, su, avanti, suona. Bel ragazzo, Roberto, eh? Ti piace? Mi piace più restare con te, non vuoi? Ma guardi, parola d'onore, le assicuro che lei fa un affare. Sono un po' a corto al momento, sono proprio a terra e glielo lascio per 15.000. È di mia moglie, gliel'avevo regalato io. E creda che non lo venderei se... se proprio non fossi con l'acqua alla gola. Sono momenti che uno passa e... Dov'è Augusto? Salve! Buongiorno. Buongiorno. Ma che fai, lo vendi? Sì. E per quanto? Per 15.000, figurati. Ma perché? Allora lo compravo io. Ah, lo comperava lei? Eh già. E allora va bene, è suo, lo prenda. Anzi, se lei fa questo genere di affari... Io, modestamente, potrei fornirgliene 3 dozzine a 1.500 franco di porto. In che senso, scusi? Nel senso che io li compro a 500 lire a Lugano. E nel senso che io ci ho fatto i capelli bianchi in questo ramo. Modestamente, eh? Lei prende qualcosa? Simpatico il vegliardo, un Campari. E lei? Io magari un Negroni. Un Campari, un Negroni e una limonata. Mi dispiace proprio tanto. Lo tengo io, dai. Ma che ti hai detto un accidente? Dammi, non ti fido. Non ti eri accorto che era un dritto? Augusto. Augusto, c'è il barone. Guarda che paga il milanese. Manda di là la roba, eh. Ciao, Augusto. Allora, ciao. Sembra che sia tutto pronto per domattina, eh? Lo sai, Roberto. Vargas ha avuto un'altra idea straordinaria. Alla periferia di Roma. Thank you.
ragazzi, la volete per te? Stiamo, via, via, vieni qua, su. Dai, muoviti. Dottore, prego. Ah, buongiorno. Ehi, e tu? Ma guardalo lì, lui solo, solo. E chi ti ci ha messo lassù, eh? E cosa fai, stai in montagna? Vieni, vieni, non piangere, vieni qui che ti prendo io. Ecco. Augusto, ma che piani? Non me lo vuoi dire come ti chiami? Oh, no. Ma che fai? C'hai paura? Oh, e questo ragazzo non mio. Non faccio niente, ma poteva cascare dal tetto. Vedi, oh. Ah, senta, piuttosto, per favore, lei potrebbe dirmi... potrebbe dirmi dove sta il signor Sigismondo Giacotti? Oh, Sigismondo Giacotti, c'è. È andato all'ospedale, no? Ah, è andato all'ospedale. Ah. E allora, quest'altro, Giovanni Bartoli? Giovanni Bartoli? Sentite un po' lui. Che chi... volete da Giovanni Bartoli? Ah, no, niente, sarebbe per l'assegnazione delle case popolari, sa? So io. A che danno le case? Certo. E so due anni io che ho fatto domanda. E anch'io so due c'è anni. C'è sta, bevi l'acqua, bevi l'acqua. Bevi l'acqua. Ma dottore, pure io ho fatto domanda, ma se fatto mai vivo nessuno. No, no, non facciamo confusione, c'è qui il commendatore, ora potrà spiegarvi tutto lui. Venite con me, venite. A dire che sono venuti per le case. Dice! Ma che succede adesso? Ci sono quelli delle case! Amà, sono venuti per le case! Piano, piano, non fate tanta cagnara, state indietro. Una alla volta il commendatore vi spiega tutto. Lo commendatore. Non fate confusione. No, piantatela, ragazzi. Vabbè, ho detto piantatela! Avanti, su, una alla volta. Buongiorno, commendatore. Finalmente mi siete svegliati. Ha spiegato bene. Sì, commendatore, ho detto che siamo venuti per le assegnazioni. Ah, la prima famiglia, mi dicono che abita laggiù. Benissimo. Io ho fatto la domanda da due anni. Buongiorno, commendatore. Buongiorno. È proprio la provvidenza che vi manda, commendatore. Io mi chiamo Sean Antonio, commendatore, sono 14 mesi che ho fatto domanda per la casa. Commendatore, per la casa. Commendatore, io sono padre di famiglia. Commendatore, potrei sapere che vi ha fatto la domanda mia. È tanto tempo che ho fatto. È quello che ha. Commendatore, io sono Antonio. Io ho fatto sì la domanda. Tra un mese i primi appartamenti saranno assegnati. È tanto tempo che ciò di le macchine. Basta, basta, silenzio! Una alla volta, andiamo. Ecco qui i contratti. Voi dovete solo firmare e pagare la prima rata. Che cosa? Ma quanto sarebbe la somma? Questo dipende dal numero dei vani. Può essere 9.000, 9.500, 10.000, dipende dal numero delle stanze, no? E chi non ce l'ha? Eh? E chi non ce l'ha? Beh, se non ce l'avete, non vi preoccupate, passate col secondo gruppo e la prossima volta toccherà anche a voi. E quanto sarebbe per me ad Agolangeli? Ragioniere, guardi un po' ad Agolangeli. Sì. Guardi, ragioniere, io avevo detto tutt'altro. 9.000 lire. E Fiorelli Luigi? Quando ha fatto la domanda? 3 anni fa. E lei? Maria Bove, commendato Bove. E lei? Calabro Catena. Calabro? Catena. Ma l'ha fatta la domanda? Sì, 5 mesi fa. Ah. Commendato, io sono 2 anni che ho fatto domanda. Ma che 2 anni e 2 anni? Tu ce l'avevi la casa e te la sei venduta. Questo non merita nessuna compassione. Ma quello non era casa mia, non me la sono venduta. Come non è vero? Te la volevi vendere a me la casa? Che sei di ciocchetta? Stai zitto. Ma che adesso? Commendato, sta tommo di qua dentro con me, che fa? Non si combina niente. C'è un po' di disordine. S'accomodi, commendatore, s'accomodi. Ma come, ci ho parlato per prima, ora non mi fate manco entrare. Vabbè, una alla volta. Calma, vi volete calmare? Beh, ragazzino mio. Giorgio, su, saluta il commendatore. Chi è il primo? Ernestina Giacotti. Sono io, commendatore, che Dio ve benedica, meri. Gino, bevi l'acqua. Eccomi qui, soffermi. Guarda se c'è del 8.500, Non so, Aldo Nevi. Guardi, metto la firma qui. Guardi, Calabro Catena. Ma hanno detto che 10.500. Che sono
mi presti una lira, per forza. Fatela passare! Celestina Mendozzi, 7.700 lire! Commendatore, io ce l'ho i soldi, sa, sono 9.000 lire. Mi chiamo De Felice Giovanni. Ragioniere, va bene, grazie. Ecco, metto qua, c'ho 5.000 lire. Celestina, me ne presti 1.000 lire? Sì, proprio a te. Allora, avanti. Le bolle di sapone per i vostri bambini. No, vorrei trovare qualche cosa. A te non piace? Qui, no, sapone, sì, ma non mi va di mangiare. Il regalo è più gradito. Ah, Augusto, senti, io ti devo dare 10.000 lire, allora, eh? Sì, e dammele subito, te no? Te e mica ti ho detto di... Ah, questo mi piace, Augusto, guarda. Mi per i vostri bambini, 200 lire al guarda, mezzo. Guarda, attento. E com'è che non... No, così, signore, si deve soffiare lentamente dentro. Ah, sì, ho capito, vabbè, lo faccio io, soffiare lentamente, ho capito, eh. Ecco, signore, provi lei, così. Augusto, attento, eh. È vero che è divertente, signore, lo prenda, sono solamente 200 lire. Lei non spenti tanti soldi per i giocattoli e faccia felici i ragazzini con 200 lire. Guarda, signore, che bella! È carino, no? Non ti divertono queste cose, Augusto? Ecco, allora me la incarico. Andiamo, andiamo. Sì, è un momento che pago, andiamo. La voglio portare a Silvana. Lo sai com'è lei? Sì. Sono sicuro che questa è la cosa che la diverte più di tutte. È a te che diverte, sei più un ragazzino. No, di io voglio... Attento! Ehi! Che venire? Che bravo! Ammeliceo, Scarafone, Ergastolano Gallinaccio. Oh, disgraziato! Augusto, ma so io, ma che non mi riconosci? Ma che fai? Renato! Come stai? Io bene, tu? Ma stai sempre a piede libero. Dove vai? Era da Piazza del Popolo, ma c'è un amico con me. Ah, sì? Allora fa montare fra lui e va con compagno io. Sai, Picasso! Ma che cafone che sei! E beh, che c'è? Vieni che ci accompagna con la macchina. Non vedi che te vado a incontrare l'ultimo dell'anno. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera, Fogu. Dimmi. Chi te l'ha portata stavolta la pagnotta Galima? Lo stesso fornaro che la portava a te. Oh, lo sai che sono 2 anni che non ci vediamo? Dimmi un po', ma che hai fatto tutto sto tempo? Solita vita. Ma che hai fatto tu piuttosto? Vedo che viaggi come un regnante. L'ultima volta che t'ho visto mi volevi bidonare 5.000 lire. Te l'ho bidonata sia 5.000, Augusto, stacci. No, no, non mi hai bidonato proprio niente. E come no? E te l'ho bidonata, sta tranquillo. Adesso dice che non so, ricorda perché c'è sforma. A Lucy, a Luciana. Sì? Lo sai chi è questo? Questo è un castigo, sa. Ha fatto piagne mezza Italia. E Monsignor Bidoni, è come peggio lui che in inondazione. C'era. Augusto Rocca. Molto piacere. Senti, Agu. Che c'è? Ma che vai sempre in giro con le teste da morto? Ammazzate che criminale che sei, io. E lei, signora, lo conosce bene? Questo signorino? Eh? Sta a sentire. Picasso, se questo ti dà la mano, contati le dita perché stai tranquillo che ce ne mancano almeno un paio. Imbidonerebbe pure sua madre. E te no. Addio un po'. Questa macchina... Davvero è tua? E da chi è, sa scemo? Ma deve costare un sacco. Almeno 4, 4 e mezzo. No, anche 5, 5 e mezzo, se non ti dispiace. Ma se la vai a prendere in Svizzera qualche cosa di meno la paghi. Sai, moglie e pupi, io li tengo là. Gli ho preso una villa su a Ginevra. C'ho davanti al lago, eh. E poi devi sentire che clima. I ragazzi vanno a scuola lì perché per l'educazione gli svizzeri bisogna lasciarli perdere. Ah, è un gran popolo, guarda. Qui non se ne ha nemmeno l'idea. Qui proprio negati. Dov'è sia mezzanotte? A casa di questo amico mio che mi ha invitato. No, tu hai da venire a casa mia. T'aspetto stasera dopo le 10. Guarda, te voglio adesso. E chi te lascia più adesso? Grazie, ma devo andare con questo mio amico stasera. Vabbè, porta anche lui, non fa mica niente. Ma ci aspettava anche sua moglie. E porti anche la signora, permette? Rinaldo Russi. Porta anche la signora, hai capito? Allora vi aspetto in via Archimede 38, sto al terzo piano, mi raccomando. Venite tardi che vi perdete il meglio, sa. Va bene.
Allora ci conto senz'altro, eh. Guarda che se non vieni ti venga a pescare lo stai. Oh, e falli passare. Ma... Scusi, signora, mi spiace farla spostare. Ecco, ecco, grazie. Sì, e quando schiori con sta parte? Grazie. Buonasera, signora, grazie. Buonasera, arrivederci. Buonasera, signora. Ma chi è? Hai capito chi è? Ma come te l'ha detto? Vengo. Ma che vergogna. Andiamo, venite. Su, vieni, vieni. Ma un movimento. Volevo presentarsi alla signora Picasso. Sì, piacere, buon divertimento. Senti, scusi, vieni di là. Vai, vai. Tu sta zitta, non ride, capito? Ma perché? No, così non si vede. Commentato, lei vede qualche cosa? Francamente no, ma e stia fermo lei, trucchi, che trucchi? E perché, signore, oggi non parlano dei trucchi? Sì, ma io no. Un momento, calma, un momento, è tutto risolto. Signorina, guardi che fortuna. È arrivato adesso un mio caro amico, lo scultore Bidoni. Rimettiamoci a quello che dice lui. È un artista. Lei sarebbe scultore? E come no? Ha fatto anche il monumento a Terni, il monumento ai bidonisti. Ti capisce? Sì, domani. Ah, certo, ma perché? Ah, Marimma, allora sei proprio stupido. Perché stupido? Ma è un consiglio. Vede, signorina, qui le cose bisogna metterle in chiaro a questo punto, scusi, signorina. Lei vuol fare il concorso di bellezza? Sì. Vuole avere delle probabilità di vincere? Dice di avere un bel senno, ma scusi, sa, noi non ci crediamo, perciò ce lo dimostro. Ma insomma, cosa devo fare? Cos'è che dovrei fare? Te devi spogliare. E va bene. Oh, brava. E che guarda lei? Devo controllare. E lei, ma ti faccio fare pure a noi. Marisa. Ma che cos'ho? Su, va via. Vattene. Oh, buonasera. Scusi. Iris. Grazie. Iris. Iris, vieni qua. Vieni un momento qua. Vieni. Le presento mia moglie. La signorina, la signora, è la padrona di casa. Piacere. Piacere. Balliamo? Sì. Robertino? Uè, Picasso, ma chi ti ha fatto entrare? Ciao, Roberto, sei qui anche tu. Ma allora questa è proprio una serata popolare. Buonasera, signora. Buonasera. E siamo venuti con Augusto. Ah, come, c'è anche il vecchiaccio? Siamo venuti con lui, sì. Ah, bene, scusami un momento. Ma Augusto conosce il padrone di casa? Sì, sono vecchi amici. Ci ha fatto salire sulla macchina. È stato lui a invitarci, è stato molto gentile, sai. Ma è fortissimo. Mi hanno detto che ha fatto un sacco di soldi con... sì, lo so. Ma non lo sapevo. E dov'è Augusto adesso? Cosa? Dov'è Augusto? Ma mi dia il vestito! Lo può fare il concorso. Dicevo io che lo poteva fare. Beh, adesso basta, ragazzi. Basta, Marita, basta, vai di là nella stanza e ti rivesti adesso. Basta, ragazzi. Piantatela! E fermi. No, adesso basta. Marita si riveste. Uè, ma che si vive, posso? Augusto, sei bellissimo, sei un sole stasera. Sì. Senti, ma è vero che sei amico del padrone di casa? Ma cosa vuoi tu? Uè, ma che state combinando, eh? C'è qualcosa anche per me? Ma dico, non ti dimenticare, sono amico tuo, vedete, no? Vedete che succede, mo. Scusi, Rinaldo,
Apri. Guardi che non c'è nessuno, sa. Apri, schifoso. Guarda, Rinaldo, che se non apri subito va a finir male. Apri! E piatta, ma che c'è gente? Non me ne frega niente se c'è gente! Apri! Ma che vuoi? Ma lo vuoi piantare? Ma non te vergogni di sta fatta piazzata? Ma sei proprio la figlia di tua madre, sa? Beh, che succede? Bella figura. Calma, che ci fai. Se qua Moretta si è sentita male, qualcuno la deve aiutare, no? Vieni qua, dammi un bacetto. Sì, il bacetto. Te lo do io, il bacetto. Stanno scherzando, sai? Vieni, vieni. Andiamo, superiamoci. Faccio un pericolo. Niente, sei spaventato, non è niente. Scusi tanto, sa, io credo di aver capito che lei è uno di quei pochi capaci di apprezzare un quadro veramente buono e per questo mi sono permesso. Ciao, Picasso. Buonasera, permette? Io sono amico di Augusto, Roberto Giorgi, sono amico anche del biondino. Lei è un bravo a organizzare le feste, sa, mi è piaciuto molto. Che dicevi tu? Ah no, dicevo che lei ha tutta l'aria di uno che si intende veramente di pittura e per questo mi sarei permesso. E so io il soggetto tuo. Ecco. No, dico, so proprio il soggetto tuo. Lei sa benissimo che un bel quadro completa l'arredamento, è un uomo di gusto come lei. Fammi un po' vedere che c'hai. Ah, sì, volentieri. Questo è un De Pisis. Beh, uno come lei lo capisce subito, no? L'hai fatto tu questo? È bello, eh? No, che c'entra? Anch'io dipingo da parecchi anni, ma magari. Mancano potessi... 10 minuti a mezzanotte! Riaccendi un po' la televisione! Sa, io credo che gli sia piaciuto. Sì, Augusto, e presentami a questo Rinaldo, no? Io sono un ragazzo che può far tutto. Ma credi che quello abbia bisogno tutto, di tipi come te? Ma fammi ridere, va. Bell'amico che sei, io ti domando... No, ma questa me la paghi, sai. Augusto! Ehi, mi date qualche cosa? Dammi un whisky. Ma Rinaldo, che c'è? Dimmi quanto hai preso quella volta per l'incendio. Diglielo poco, dai. Sì, ma non mi ricordo. Aspetta che moto vicino. No, eh? No, ma avete scocciato. Aspetta, se te lo dici. Non mi ricordo, 15, 16 milioni. 16 milioni? E diglielo un po' tu a questo bamboccio qua che non ci crede. L'assicurazione vi è paga. Allora io domani mi sveglio. Rinaldo, ma davvero non ti ricordi quanti milioni ti hanno dato? Ma allora ti ci vuole un segretario a te. Luci, la senti? Amore mio, si ma cercasse. Scusi, perché mi dà un fiammingo? Lasciami, sono arrabbiata con te. Tu, Luci, facciamo la pace, a me fa arrabbiare. Guarda che ti siamo sul serio. Tu, con qua la faccia, è il segretario mio. E mi fai arrestare subito. E qua ne esco. Gli schermi del cinema. Vedo in questo momento anche James Whitson, il famoso attore americano che... Nina, questi bicchieri, ma che fai? Ho dovuto lavarli, che non ce ne sto più lunga, sono in arto, io sono tu. Ma un po' a vedere tu, che quella non capisce niente, per favore. Alzane un po'. Devo parlare. Eh? Facciamo colazione insieme domani. Perché? Stiamo insieme domani. Aspetta che t'accendo. C'è una cosa molto importante, sai? Senti. Che mi devi dire? Sto a sentire. Te lo ricordi? Il Texas Club. Ah. Io posso averlo in affitto per 3 anni, a nome mio, si intende. E ti garantisco 30.000 lire al giorno. Oh, 30.000 lire? Non ti interessa? Piglialo in braccio! Rinaldo! Piglialo, piglialo in braccio! A mezzanotte la paga in serva più se butta via! Tutta per parole Daphne! Con gli scherzi e per mica mi sono andato tutto il vestito nuovo e io volevamo non li pantaloni, non li pantaloni, ma la capo bello, vieni qua, no, così basta, capo fresco, vieni qua, così bello, io. Thank you.
un giorno di questi sai che facciamo? Partiamo. Si va a Venezia. Sì. Come sì? Tu devi assolutamente vederla. Non hai idea cosa sia Venezia. E poi immagina come si divertirà Silvana in gondola. O forse preferisci Taormina, eh? Taormina è meravigliosa, anche d'inverno, sai? No, è meglio Venezia, è più poetica, uh-huh. Però... Cosa? Ci vuole il vestito da sera. Ma beh, certo che ci vuole, no? Amore. E ce lo facciamo. Carlo. Sì? Sto male io così, eh? Ma no, perché? Hanno tutte certi abiti da sera, io così. Se lo sapevo non ci venivo. No, che sei sempre la più carina. Se tu non fossi già mia moglie, mi darei da fare con te stasera, lo sai? Ah, uffa, mi gira la testa. Forse ho bevuto troppo, però è buono lo champagne, vero? Altro che se buono. Signora, scusi, non ha visto per caso un portasigarette d'oro? No, mi dispiace. Ma che vuoi? Sei mignuito, ma passa un carambrasso. Ma che dici? È mezzanotte. Tu dato a me neppure bacino. Baciami. Oh. Oh, e non fare la zozzora così che mi sporchi tutte le orecchie, scema. Oh. State qui ancora molto voi altri? Sì. L'hai vista questa? Soltanto in testa c'ha 5 milioni. Ma chi è? Una vecchiaccia, buh. Brutta. Si apre un ufficio finanziario in un piccolo centro. Se va male ci vado io dentro perché tanto sarà a nome mio, no? Rinaldo lo metti a nome mio, no? Ma che cosa? Ma come che cosa? L'ufficio finanziario. Ma non hai ancora capito che di queste cose non me ne frega più niente. Di un po'. Quanti anni c'hai? Perché? E dimmi quanti anni c'hai, lo voglio sapere. 48. Io stato a pensare ancora a giocare. Oh, e me meravigliosa. Ma vergognati. Rinaldo. Che c'è? Vieni qua un momento. Ma che... E vieni qui un momento. Oh, che strazia. Oh. Manda via. Qui, ecco qui il nostro generosissimo padrone di casa. La stavo appunto cercando per ringraziarla della bella serata e naturalmente per augurarle buon anno. Grazie. Grazie davvero. Senta un po', c'è una signora di là che ha perso il portasigarette. Davvero? Poverina, mi dispiace. Beh, è più che naturale, con questa confusione. Guardi che il portasigarette è d'oro, eh. Non capisco, scusi. Ah, non capisce. Non ha mica trovato lei per caso. Sa, tante volte uno per lì è distratto e non lo dice. E poi quando arriva da casa, lo tira fuori. Pensi che continua a non capire. Lo sai che questo mi fa proprio ridere. Sa che farei al posto suo? Mi dica. E mi metterei a cercarlo e lo troverei anche. Ma cosa succede? Ho l'impressione, cara contessa, che ci sia un gratta. Vede, la questione è che io naturalmente lo farei molto volentieri, però sa, io... Ma insomma, che vuole, scusi, che discorsi sono questi? Amico mio, troppo devi remare prima di venire a scherzare qua dentro. La signora vuol fumare, offri una sigaretta, no? Ma si può sapere cosa vuole? E dai, fai finta che hai scherzato, eh? Hai capito? A biondo. Tu dici che hai scherzato e ci fai contenti a tutti. Oh, ma ciò vuoi dire che hai scherzato, sì o no? Beh, sì, ho scherzato. Lei si era impressionata, dica la verità, ho scherzato. Grazie. Prego, soddisfatto? Smamma. Buon anno a tutti, eh? Augù, ammazza dei camici che c'hai. E ti porti pure appresso? Aluci, chiude dei saccocci.
Iris. Da che parte andate voi altri? Tu saresti un furbo, eh? Iris! È una parola trovare un tassì adesso. Se tua madre non fosse peggio di te, ti avrebbe strozzato quando sei nato. Sì, lo so, hai ragione, ma non sputarmi in faccia. Ma che fate? Augusto! Alla tua età non ti conviene. Non è igienico, sai? Stai bravo. Tassì! Ciao, vai a dormire, vai. Buon anno, eh? Augusto, vuoi venire con noi? Vieni con noi. No, buonanotte. Iris! 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 Che razza di scherzo. Un portasigarette. Doveva essere ubriaco. Era senz'altro ubriaco. Vuoi fumare? Che cosa fai tu con quella gente? Perché stai con loro? Che cosa fate? Ma niente, lavoriamo. Che cosa fai tu con Roberto e quell'altro? Che lavoro è? Ma che cosa pensi, Iris? Tu lo sai, io ti ho sempre detto tutto. Io non so mai niente. Tu non mi dici mai la verità. Ma io non sono mica come loro, sai. Che cosa credi, che mi voglia rovinare? Io lavoro, non faccio niente di male. Qualcosa devo pur fare per mantenermi. E che cosa devi fare, il ladro? Vuoi andare a finire in galera? Sì, Iris, ti prego. Oh, Iris, amore mio, è Capodanno oggi. Non cominciamo l'anno così, sì, buona. Io avevo capito, sai, che gente era quella. E quante volte t'ho chiesto e tu mai niente, sempre bugie. Vai via, ritorni, non si sa mai dove prendi i soldi. Pasticci da tutte le parti. Ogni volta che sento suonare alla porta mi prende un colpo al cuore. Io non ne posso più. Non ne posso più. Iris, ti prego, non fare così, non fare così. Ti supplico, calmati. Io ti voglio bene, Iris. Farò tutto quello che vuoi. Te lo giuro. Senti, non andrò più con quelli là. Non mi vedranno più, mai più. Troverò il modo di guadagnare qualcosa. E venderò i miei quadri. Oh, non ti credo più. Hai ragione, non lo so. Ma io ti giuro che cambierò vita. Te lo giuro, Iris, credimi, amore mio. Le dici sempre queste cose. Sì, è vero, ma tu lo sai che io non ho... che te, la bambina, penso solo a voi due. Lo sai che non mi importa di restare senza soldi. Non ho paura io. A me basta che rimani com'eri in principio, quando ci siamo sposati. Oh sì, baciami la mano adesso. Vuoi fumare ora? Sì. Vedrai uno di questi giorni cosa ti faccio. Sì, ridi. Allora buon anno, eh? Ehi, amore, andiamo a vedere che succede laggiù. Vieni. Ehi, buon anno, dove vai? E fermati un momento, vieni con noi. Vuoi cominciare l'anno meglio di così? Te portiamo fortuna, noi altri, vieni qua. Addio. Thank you.
panzone! Augusto! Augusto! Sto qui! E vieni! Hai visto che gioiello? Ma di chi è sta macchina? Dai, monta, monta! Ti piacerebbe saperlo, eh? Ma il mio mistero è chiuso in me. Ehi! Oh, eccolo lì, Picasso! Ehi! Ehi! Ehi, che bella macchina! Si va con questa? Ah, e i cappotti dove sono? Fammene provare un po' uno. Sì, ma fai piano quando te li infili, che questi sono un poco anemici. Costano 1.600 lire l'uno. Però la loro figura la fanno, eh. Ma senti, 1.600 lire sono 1.600 lire. Mi sa che ti hanno dato una bidonata, sai? Non credo. Ah, no, non costano, cari. Ah, sì? Beh, un'altra volta ci vai tu, che sei un artista e che sai contrattare meglio. Ma come solo i bottoni che ci ha messo mamma costano quello che costano. E non piegare le braccia, non mettere le mani in tasca, non svegliare le tarme. Senti un po'. Puzza di topo. Su, dai, metti di mezzo. Augusto, per favore, va a comprare le sigarette. Dì un po', ma quanto paghiamo d'affitto per questa macchina al giorno? 0,0, è della vecchiaccia, è là così, sento rogata. Per 3 giorni gliela sveglia più Augusto, le sigarette, muovete. Ma io gliel'ho detto, sai, professore, questo mica fa parte del programma. E lui si è dovuto stare zitto. Papà! Patrizia. Papà. Sei cambiata, non t'avrei riconosciuta. Davvero, sai? Patrizia! Vengo subito! Che cos'è? Non c'è scuola oggi? È mancata la matematica, allora siamo uscite un'ora prima. Andate a fare una passeggiata, Sì. E la mamma? Sta bene. Ha avuto un po' di influenza, ma ora sta meglio. Sei molto cambiata. Beh, sei una signorina ormai. È da Natale dell'anno scorso che non ci vediamo. Patrizia! Un momentino, vengo! Beh, vai, vai, che ti aspettano. Un giorno di questi vengo a trovarti, vedrai. O ti telefono. Va bene. No, sul serio, sai? Te lo prometto. Sì, sì. Ciao, Patrizia. Ciao, papà. Signore. Hello boy, 10 litri. Super? Superissimo. Si sta bene qui, eh? Fai niente dalla mattina alla sera e ti fai un sacco di soldi. Non è così? E come no? Infatti la terra che c'è qui intorno è tutta mia. Se sapesse, caro signore. Mannaggia, la verità è che un uomo, dopo aver lavorato tutta la vita, a un certo punto avrebbe pure il diritto di riposarsi. Che orario fai tu? Non c'è orario, sa. Se si vuole mangiare tutti i giorni, bisogna stare qui anche la notte. Pure. Olio, acqua? No, dai un'occhiata alle gomme, guarda un po' come stanno. Subito. Quant'è? Sono 1.380 lire. Ah, benissimo. Ah, però guarda che mica ti pago, eh. Perché sai cos'è successo? Siamo rimasti all'asciutto e per le 12:30 devo essere a Terni in prefettura. Sai come facciamo? Facciamo così, guarda. Ti devo 1.380. Tu mi dai 10.000 lire e sono 11.380. E stasera, quando ripasso, te ne do 13.000, va bene? Hai capito? Ah, vuoi rispondi? Ma come sarebbe? Come? Dimmi. Ho detto soltanto come sarebbe. Ah, non ti fidi? Dillo che non ti fidi. No, io mi fido, ma non ho capito bene.
E vabbè, ti do il cappotto. Oh, hai capito? Vuoi il cappotto? Mica per sfiducia, sa, ma anch'io devo rispondere a... E quello. Diamogli il cappotto, va. Toh, ti basta come pegno? Sì. Roberto! Sì. Oh, Roberto! Ma dico, gli lasci un cappotto che vale almeno 50.000 lire per 10.000 lire? E che ci posso fare, poveraccio, non si fida. Ti piacerebbe che non passassi più. E non toccarlo, che ha le mani sporche d'olio. Toh, ah, aspetta un momento. Questo sarebbe un po' troppo. C'è l'orologio. Facevi un affare, eh? Sai, io mi fido di lei perché è un signore. Grazie che ti fidi, ti lascio questo. Fammi un po' vedere dove lo metti. Venga. È un amico il vecchietto. Buongiorno. Benzina? 10 super. E sei dietro il serbatoio? Sì. C'è il misuratore di forza. Oh, bello! Provate i vostri muscoli. Sì, andiamo a provarlo. Andiamo, come no. Augusto, ricordi questa canzone? Provate i vostri muscoli. Ma lo senti quel deficiente quanto scoccia? Zitto, zitto. Ah, è una stalla. Ma è possibile che in questo paese non c'è una donna? Oh, non ce n'è una, eh? Uè, donne! Te l'immagini la gente che vive qui da spararsi? Signori, signori, pura lana inglese, prodotto garantito, pura lana, resistentissima, ingualcibile. Uè, attenti alla corrida, pronti a infilzare il toro. Uè. Attento che ti sfasci la testa. È arrivato, va? Noi altri dobbiamo pensare a qualche cosa di più serio. Non si può continuare così. E chi è che vuole continuare così? Sono mica scemo io. Questi sono scherzetti che si fanno per tirare avanti, per divertirsi. Ma io canto. Appena ho 4 soldi da parte mi metto a studiare, ma sul serio, eh. Ho già comprato tutti i dischi di Johnny Ray, tutti. Però lì è proprio il genere mio. Ma tu non studierai mai. Non voglio mica finire come te, oh. Io ho il tuo esempio, Vegliardo caro. Ho il tuo esempio. Vegliardo caro, ho il tuo esempio. Augusto! Che bestia, vieni a vedere. Picasso, e piantala! Venite, pago io per tutti! Quanto costerà? Andiamo, su. No, voglio fare un giro. Andiamo. Ma dove mi porti? Basta, piantalo, ma guarda qui come ti sei ridotto. Augusto, quanto costerà una giostra? Roberto, una giostra quanto? Lo vedi? Lo vedi a farlo bere? Sto male. E che l'ho fatto bere io? Per 2 bicchieri, se quella è una pappetta. Sì, 2 bicchieri, gli ha fatto bere un fiasco. E lascialo lì, lascialo. Fammi stare qui. Ma che non lo sai che a questo gli basta l'odore del vino perché parte subito?
Oh, ma che vuoi? Ci si diverte, lui, ci si diverte. No, metti a lavare la faccia. Tu. Dai, forza. Dai, trombone, no. Colpiscilo alla nuca. Scotta! Lasciami! Ma... Oh! Voi due! Lasciatemi solo! Ehi! Ehi, tu! A dove vai adesso? Vado a domandare una cosa a questo! Aspettaci, no! Lasciatemi! Vai lì anche tu, Augusto! Vattene, via! Come ti senti? Sto male, ecco! Voi due fate quello che vi pare. Io vado a casa, vado. Andate pure a Firenze, voi non vi preoccupate di me. Io voglio andare a casa. Ci sarà un treno che passa di qui, no? Ma dove vai? Ma non lo vedi che non ti regge in piedi, no? Andiamo, vieni qui, levati sto coso di dosso. E cammina un po' che ti fa bene. Dai! Uno di questi giorni io non ce l'avrò più una casa. Non devo più venirci con voi. Iris sospetta qualcosa. Mi fa un sacco di domande. Non ce la faccio più a dirle tutte queste bugie. Uno di questi giorni prende la bambina e torna da sua madre. Vedrai che lo farà. E se mi prende la bambina, io m'ammazzo. Bell'affare che hai fatto tu a sposarti quando avevi 18 anni. Ma vedi, non puoi più fare niente, niente, sei finito. Guarda, Retta, cambia mestiere finché sei ancora in tempo, va. Cercati qualcosa di meglio. Perché? Ma io ho la faccia che ci vuole, no? Guarda, me l'hai sempre detto anche tu che con questa faccia posso fregare chi voglio. Sembro un angelo. Puoi lasciarmi in qualsiasi parte del mondo, anche dove non conosco nessuno, che io me la cavo sempre. Di un milione. Avanti, avanti, che hai capito. Di un milione. Un milione? Non lo vedi che non sai neanche dirlo? E lo sai perché? Perché tu non puoi nemmeno immaginarteli i milioni. Appena hai quattro soldi li prendi e li porti a tua moglie, disgraziato. Ma, Augusto, io... Col nostro lavoro non si può avere famiglia. Uno deve essere libero d'andare, venire, prendere, partire quando vuole. Non si può stare sempre attaccati alle sottane della moglie. Devi essere solo. Quando si è giovani, la cosa più importante è essere liberi. È ancora più importante dell'aria che respiri. Se tu hai paura adesso, figurati quando avrai la mia età. Gli anni passano, sai. Avanti, adesso alzati. Tu, coraggio. Fare due passi ti fa bene. Va meglio adesso? Sì, va meglio. Però io a Firenze non ci vengo, sai, io vado a casa. Ma no, vieni con noi, a Firenze ci divertiamo, no. Ci abbiamo un sacco di soldi. No, io torno a casa. Augusto, ma come fai tu? Io ti ammiro, sai, vorrei proprio avere il tuo coraggio. Ma come puoi tirare avanti così, alla tua età? Ma non ti prende mai la paura? Ma paura di che? No, io non sono come te, no.
Io... Ehi, comincia a piovere. Augusto! Picasso e voici Miss Frosinone! Guarda Roberto! Oh, avete visto che amico che sono? Aspetta, andiamo là. Augusto! Augusto, dove vai? Andiamo, vieni! Ehi, Picasso, ma cosa fai? Sbrigati! Vieni su, guarda che bambina! Uè! La signora Luigina, gentildonna locale, il signor Augusto, nostro nonno spirituale. Piacere. La signora ha espresso il desiderio di fare una passeggiata romantica. E sta giù con le maniche, in paese mi conoscono tutti. Scusi, signore. Oh, e tu che vuoi? Ah, aspetta un momento. Ciao, prendi. Stavo a dormire. Oh, non c'è mica tanto tempo, mio marito torna a casa a mezzanotte. Uè, andiamo, che piove. Che fa tuo marito? Lavora. Che bella macchina. Andiamo. Grazie, Amilcare, e voi domani? Signora... Ma dove vai tu? Ma cosa vuoi fare? Ma dove vai? Picassino, vai a dormire tu. Fatti una bella dormita. Ci vediamo domani mattina, eh? Ciao. Ciao. Oh. Come stanno stretti. Che c'è pure la radio. E accendela. Sì, vado a casa. Vado a casa. Fatto aspettare molto? Oh, no. Sei puntualissimo, papà. Lasciati un po' guardare. Sei elegantissima. Aspetta un po'. Oh, no, grazie. Non ti incomodare. Grazie. Grazie. Senti un po', è una bella giornata. Io avrei un'idea. Perché non andiamo a mangiare a Monte Mario? Andiamo. O preferisci un ristorante in città? Per me è lo stesso. Basta che sei a casa alle 7. E allora, Monte Mario. Sono un po' ingrassato, vero? No, stai benissimo. Sai quanti anni ho? 48. Non sono mica molti. Senti, che farai finite le scuole? Appunto, dovrò decidere. Cosa? Decidere se continuare o smettere. Ci sarebbero 4 anni di magistero, e 4 anni sono un po' lunghetti. Cos'è, non ti piace studiare? Mi piace, sì, io per me continuerei. E anche la mamma vorrebbe, ma non posso mica pesare ancora su di lei. Beh, finito il magistero, cosa faresti? La professoressa. Cosa? La professoressa. Tu? Ti piacerebbe? Certo. Anzi, la mia idea è trovare un impiego per le ore libere, così potrei continuare a pagarmi gli studi. Molte mie compagne lo fanno. C'è una mia amica che ha un posto di cassiera e guadagna benino. Ma quanto guadagna una cassiera? Beh, 30, 35. Quanto? 35. 35 mila lire. Ma che ci fai con 35 mila lire al mese? Ma nessuno ci può campare. Le paghe più o meno sono queste. C'è tanta gente che vive così, tutti. Ecco il dolce e il cognac. Sai, adesso i giovani devono guadagnarsela la vita. Ma poi si fa così per dire, perché per il posto di cassiera ci vuole la cauzione di 200 o 300 mila lire. E chi ce l'ha? Che carino. È molto carino. Ti piace? Ah, è bellissimo. No, tieni, le tue. Oh, per me è troppo. No, che dici, è una cosa da niente. Soltanto fai attenzione quando lo carichi, perché... perché è molto delicato. Grazie, papà. È molto bello. Cameriere, il conto, per favore.
Sì, guardi. Ma è un po' indietro. Ma lì stanno meglio, sa. Grazie. Ci aveva preso per fidanzati. Ci vedi bene? Oh, sì. Se vuoi continuare a studiare, ci penso io per la cauzione. 200.000 o 300.000 lire per me non è niente. Io le trovo quando voglio. Oh, papà. Gelato? Sì, grazie. Gelati, due. Eccolo. Non prendere impegni per domenica che stiamo insieme. Va bene. Grazie. Gelataro. Viene. Gelati, caramelle, gelati. Permette. Gelati, caramelle, gelati. Gelati, caramelle, gelati. Che c'è? Non ti senti bene? No, no, niente. Gelati. Vado a comprare le sigarette. Sei mesi che te cerco. Non potremmo parlarne domani? Domani? No, ne parliamo adesso. Te lo dico adesso. No, senti, per favore. Carogna, vigliacco. Se le sturo io le orecchie una volta per sempre. Zitto, andate fuori. Signori, ma se lo metto a fare. Non scappare. Guarda chi sei. Eccolo qua, bravo, bravo. E la volevo far finire. Andate fuori. Ma la volete levantare. Siamo fuori, per favore. Ma perché devo andare in questura? Cosa ho fatto? Sto disgraziato ancora chiede che non cosa fa. Non perdere la calma, se no ti metti dalla parte del torto. In questura si ragiona meglio. Ma che questura? Ah, ecco, c'è una... Io gli rompo le ossa. Senta, per favore. Che è successo? Cosa c'è? Per favore, adesso lasciami andare. È successo? Lo sapete che ha fatto questo assassino? Ha venduto della terra amicina falsa, ma mentre faceva morire a mio fratello. Ladro! Calma, fermi, calma. Fermi. Sta buono, sta buono. Basta adesso! Ladro, io! Basta, ho detto! Papà! Che fate? Piantatela! Andiamo, venite in questura! Via! Andiamo! Vai a casa! In questura, vi spiegherete in questura! Andiamo papà. Adesso! Vai a casa! Avanti! Ma che succede? Brigadiere! Indietro, state indietro! Voglio vedere! Beh, ora che fai? Non lo so davvero. Me la dai una sigaretta? Come no? E vede di non fare più fissa e non tornarci più qua dentro. Grazie, ciao. Ciao, e buona fortuna.
Perché mi sequestrano, mi madre? No, no. No, questa settimana non ci sto a Roma. L'avvocato. L'avvocato l'hanno arrestato. E che ne so, una cosa di firme. No, non lo so. Va bene. Va bene. Salve. Oh, guarda che si rivede. Cosa vediamo, un cognac? No, un Negroni. Dove è stato tutto questo tempo? Fuori Roma? Roberto si è visto stamattina. Ah, chi? Quello biondo che rideva sempre. Ma è un pezzo che non viene più. Ciao. Roberto chi? Roberto Giorgio? Sì. Beh, quello sta a Milano. Da quando? Saranno 3 mesi. E che c'è andato a fare a Milano? Beh, ma quello si è sistemato bene. Ho visto con Aurelia Sport. Sì, sì, un Aurelia Sport. Il barone Vargas l'hai visto? L'ho visto ieri, oggi no, sa. Ma viene ancora, però? Più di rado. Prego, alla cassa, lo scontrino. Siete voi Paolo Cassese? Signor sì. Monsignore, è lui. Dobbiamo conferire con voi una cosa di grande importanza. S'accomodi, no? Oh, qui c'è un osso! Monsignore, un osso! Monsignore, un osso! E c'è pure un teschio! Guardi! Quanto pesa, datemi una mano. Buongiorno. Qui ci vorrebbe una bella tazza di caffè. Sì, proprio. Susanna, ma che fai qui? Va di là. Scusi, monsignore, scusi tanto, Monsignore, questa è la mia fiola. Ah, Renata. Vieni, portala vieni, di là. Susanna. È la mia fiola più piccola, poverina. È vittima. Così l'ha fatta Cristo. Buongiorno. Vieni, vieni, Riccardo. Scusi, Io avrei l'elenco del tesoro. Ecco. Ma qui ci vorrebbe qualche cosa perché io non riesco... Ah, no, 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 ecco fatto. Ammazza che è la Banca d'Italia. Vieni un po' qua, guarda. Monsignore... Come vi ho detto, non reverendo. Il tesoro è tutto vostro. Guarda, è oro, è detto non me lo intendo. E poi il defunto ha dato precise disposizioni in merito. A quello di cui vi dovete ricordare soprattutto è questo. Pensa che è tutto tuo. Non dovete farne Monsignore. Parola con nessuno. Monsignore, prego, prego, non si disturbi. C'è un piccolo inconveniente. Il signore qui non ha tutta la somma dovuta per le messe. Avrebbe solo quanto avete, 350.000 lire. Che facciamo? Non importa. Non siamo mercanti. Che ci dia quello che ha, il rimanente ce lo darà un'altra volta. Tornerà a lei, padre. Spiegherò io a sua eminenza. Vede, sti soldi ce l'ho da parte perché avevo da andare alla fiera domani a comprare una bestia che mi gioverebbe tanto per il lavoro. Io ho da pensare a mettere da parte qualcosa, sa? Non per me, ma per quelle due creature. Una me lavora come un uomo, ma l'altra, poverina, è paralizzata. E quando sarò morto io, chi ci penserà? Ma via, via, siete ingiusto, non dite così. Il Dio non abbandona mai nessuno. Avete visto che provvidenza vi ha mandato, un tesoro.
Non è così, monsignore. Certo, vorrei essere disgraziato come sto contadino, no? Il signore non abbandona le sue creature. Li avete con voi i soldi? Sì, ce l'ho qui. Volete favorirli? Monsignore. Si sta facendo tardi, monsignore. Alle 5 ci aspetta Sua Eminenza. Sì, è vero, dobbiamo andar via. Scusateci. Grazie. Complimenti. Monsignore, mi scusi. Mi faccia una carità. Dica due parole alla mia bambina. Ma non posso io. Sia buono, monsignore, due parole soltanto. Aspettatemi un momento. Grazie. Grazie tanto. Ma non gli dica che gliel'ho detto io. Guarda, monsignor vuol salutarti. Vado a prendere una sedia, monsignore. No, vado via subito. No, no, stai, stai. Come ti chiami? Susanna. Devi avere fede in Dio, sai, figliola. Capisco, per te è una cosa terribile, ma bisogna rassegnarsi alla sua volontà. Questa è una valle di lacrime e ognuno porta la sua croce. Sì, lo so. E non mi lamento. Se non fosse per loro. Cosa vuoi dire loro? Se io non fossi di peso alla mia famiglia, per me non me ne importerebbe niente. Ma come? Nelle tue condizioni ti preoccupi di loro? Ha sempre st'idea, monsignore, sempre st'idea di essere di peso, una figlia. Ma perché dici così? E poi non è vero, monsignore, lavora sempre, sa far di conto meglio di una maestra, in ricama. Guardi qui che lavori, no. Sa fare, lascia fare, fa vedere, monsignore. Guardi, guardi che bel ricamo. Questo l'ha fatto lei. Ma è stata sempre così? No, monsignore, ci è diventata a 9 anni, la paralisi dei bambini. Mamma, mamma, va di là. E quanti anni hai? 18. 9 anni. Oh, ma io sto bene qui, sa. Sto qui col mio ricamo. Sento la musica. Sto come una regina. Per mia sorella sì che la vita è dura. Lei è là nel campo a lavorare dalle 4 di stamattina. Ma non vorresti guarire? Ma non è possibile. No. Ci vorrebbe un miracolo. I miracoli succedono qualche volta. Ah, sì, lo so. Tu ci credi? Sì, ci credo. Perché? Non lo so perché, ma ci credo. La mia disgrazia mi ha fatto trovare Dio. E sono sempre felice. Anche quando sto male da morire. È molto bello questo ricamo. Va via, monsignore. Devo andare adesso. Devo andare via. Tu non hai bisogno di me.
Stai molto meglio di tanta altra gente, sai. La nostra vita. La vita di tanta gente che conosco io. Non ha niente di bello. Non perdi molto, tu. No, non hai bisogno di me. Io non ho niente da darti. No! Monsignore, aspetti. Non vada via. Preghi per me, preghi per me. Ti lascio. Devi fare un po' più profonda quella buca stamattina. M'hai fatto fare una sudata, m'hai fatto fare. Ma che scavi ha fatto tanto così? Beh, com'è andata? 350.000 lire. Potevamo fare anche di più. Ma solo quello avevo in casa e abbiamo preferito andare via. Avete fatto bene. Certo che non vi aspettavo a quest'ora. Ma chi ce l'ha le chiavi? Ce l'ha lui, dato le chiavi. Come si chiama questa canzone? The Menga Symphony. La sinfonia del Menga. Oh, amico mio, adesso stai esagerando con quelle cassette del tesoro. Anche un negro se ne fosse accorta che era tutta roba a fasullo. Ma che stai a dire? Allora, quella volta a Viterbo che ci abbiamo messo tutti i pezzi di vetro. Lo so. Ammazza sti contadini che crucchio. Ah, oh, che posto solitario. La faresti una bella villa qua su, Anto? Oh! Ma non c'è l'eco qua? È la bottiglia di cognac. L'ho bevuto io il cognac. Fatto una sudata, roba da prendere se una polmonite. Io da stamattina ho un doloretto qui. Ce l'ho detto anche a mia moglie. E ha detto, tu lavori troppo ed è così. Antonio, dov'è il fiasco? Ah, no, no, è qui, è qui. Ma che fai con sto fiasco? Come che faccio? Ci metto l'acqua. Ho dovuto fare tutta la salita in seconda. Se non ti decidi a buttarla, so guai con i soldi chi ce l'ha? Augusto ce li ha, li tiene Augusto. Ma siete proprio un branco di carogne. Non ce l'ho i soldi. Non li ho presi. Ma come era possibile prenderli? Disgraziati, ma allora sareste capaci di rubare a vostra madre voi? Oh, che stai dicendo? Non ho potuto farlo, Vargas. Proprio non ne ho avuto il coraggio. Era un vecchio disgraziato, con una figlia paralitica. Lui lavora per non farla finire all'ospizio. Agu, non me faride. Ma che dice? Agu, ho visto io quando l'hai preso. E gliel'ho ridati. Ma quando gliel'hai ridati? Gliel'ho ridati, hai capito? Agu, sei il più grande ruffiano che io ho conosciuto. Guarda, tu hai avuto in mano 350.000 lire e te le lasci scappare. Tu! T'ho mai ingannato a te. Ti dico che non ho potuto. Ma è inutile che tu guardi lì dentro, non ci sono. Vediamo se ritrovo io i soldi. Voi eravate tutti in macchina, ma ci ho parlato io con la ragazza. Una povera disgraziata inchiodata su una sedia da 9 anni che sa che non potrà guarire più. Ti guarda fisso negli occhi, ti bacia la mano. Ti dice di pregare per lei. Vorrei un po' vedere cosa avreste fatto voi se siete uomini. Io ce l'ho una figlia e non ho potuto. Tutto a voto. Fatica, rischio. Rischio della galera. Ma che te sei ammattito? E non posso avercela anch'io la coscienza. E sarebbe una cosa nuova. Ma è proprio vero. Te lo giuro.
Andiamo. Un momento. Tutti fidati, tutti amici, tutti bei discorsi. Mi sono pure commosso, ma non ci credo. Fai vedere. Lasciami! Augù! Non mettere la mano addosso, sai. Ma Augù, ma che stai a fare? Ma vieni qua, vieni. Ma scusa, c'ero pure io. Ma ti ricordi? C'ero pure io con te. T'ho visto che l'hai presa. E ci vuoi far divertire? Grazie tante, faccio divertire. Ma mo basta, non scusa. Ma non ce l'ho, io. Frugalo! Ma se non ce l'ho... Frugalo! Ma che te faccio vedere? Lasciatemi! M'hai fatto male al gomito, te posso inammazzate. Ce l'hai i soldi, ce l'ha addosso quello lì. Avanti. Avanti, fatemi sotto. Non mi fate. Ma tu! Tu te credi che finisce così? Ma che razza di delinquente sei? Menaie! Spaccagliela! Ma brutta carogna! Ma a me se vuoi fregare! In ginocchio! In ginocchio me li devi portare coi denti! T'ammazzo! T'ammazzo! Ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Ah! Ah! La schiena. Dove sta? Fermi, fermi! La schiena. La schiena. Dove sta? La schiena. Dove ce l'ho? Dove ne sei? Fermi. Perché? Ecco qua. Scappero io. Sto vegliando. Nascosti addosso, ce l'hai. Nascosti addosso. No. Sono miei. Mi servono. Lasciatemi. Chi addosso ce l'ha? Tutti addosso. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi? Vieni, ecco, te li conta. Maledetto. Ecco i soldi. Brutto vigliacco. Datemi i soldi. Tieni. Le scarpe. Datemi i soldi. Dappertutto. La via paralitica. La via paralitica. Oh. Hai finito di lavorare con me. A Roma non lavorerai più con nessuno. Ma è quasi convinto. Sto delinquente. Venite via. Lasciamo qua solo che Saranci. Sì. E a Roma te d'arresto, te no. Sto schifoso. No, Vargas. Sto male. Bussa via. Andiamo, venite. Lo vedi che amici che c'hai? Te lasciano qui in villeggiatura. Hai fatto una gran fregnaccia. La più gran fregnaccia della tua vita. Vargas. Vargas, sto male. Riccardo, sto male. Ma chi vuoi incantare? Ma chi incanti? Vargas. Vargas, non mi lasciare. Mi sono fatto male. Mi sono fatto male davvero. No, non posso muovermi. Oh. Riccardo. Riccardo, senti. Tu mi sei amico. E come no? Non mi lasciare qui. Tu sei giovane. Io ti posso insegnare. Ti posso insegnare tante cose. E che mi vuoi insegnare? Essere una carogna come te? Ho dei soldi nascosti. Facciamo a metà, ma non mi lasciare qui. Vargas. Io lo so che siete lì. Ma cosa volete? Volete farmi paura? Adesso basta. Vargas! Vargas! Vargas!
certo. Certo, ritornano. Se muoio. No, non posso morire così. Ma se muoio. Aiuto! 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 Lo sapevo che andava a finire così. L'ho sempre saputo. Che senso c'è a tirare avanti? Io non devo mantenere nessuno. Ecco perché muoio. Patrizia, bambina mia. Posso. Aspettate. Vengo. Vengo.